Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta cookies. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro morbido a pezzi, uova, zucchero di canna, zucchero semolato, vanillina, nocciole tritato, gocce di cioccolata, Nutella, bicarbonato, lievito in polvere per dolci e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo zucchero di canna, chiudiamo con il cover kill il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo il burro morbido a pezzi, aggiungiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 10. Vediamoci con la spatola, recuperiamo il burro che c'è sul boccale. Riuniamo sul fondo anche quello che c'è sulle pareti del boccale. Adesso aggiungiamo le uova e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo la farina. Il lievito per dolci, il bicarbonato, un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità spiga. L'impasto è quasi pronto. Aggiungiamo la granella di nocciole e le gocce di cioccolato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi, sempre a velocità spiga. Adesso trasferiamo poco più di metà del composto in una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 24 cm. Abbiamo steso l'impasto all'interno della tortiera che avevamo precedentemente rivestito con carta da forno e unti laterali e abbiamo formato un piccolo bordo. Adesso andremo a versare la Nutella che abbiamo leggermente scaldato. Adesso completiamo sbriciolando sopra il resto dell'impasto. Abbiamo sbriciolato il resto del composto sopra la Nutella, non è necessario coprire del tutto
la Nutella. Adesso inforneremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La torta cookies è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta cookies, grazie e alla prossima ricetta.